Paradiso. Io sono Vittorio Conti e questa è la volta buona che magari mi innamoro, che magari trovo la ragazza giusta, che magari il paradiso delle signore riuscirà a far chiudere la galleria Milano Moda? Chissà, chi può dirlo? Diciamo che ci stiamo lavorando, abbiamo dei buoni stilisti all'interno della galleria che faranno la guerra agli stilisti della galleria Milano Moda, ci saranno tante battaglie, tante scintille, tanti lanci, tante scelte diverse. Basta, finito. Paradiso cosa fa? Buchi, fiori, luce, taffetà, veri amori e chi lo sa, sei il paradiso, è proprio qua. Paradiso! E il paradiso è proprio qua! Da tanto, da un po' di tempo, sì. Ciao a tutti. Ma che bello averlo qui. Che bello averlo qui, caro Tersigni. Eccomi. Nel passato di tempo, pensare che a un certo punto volevano chiudere il paradiso delle signore. Ma ti ricordi? È passato tanto tempo, ce l'abbiamo fatta. Sono passati 6 anni, questo è il sesto. Sesto anno? Questo è il sesto anno, sì. Quindi 6 anni fa ci siamo incontrati per la prima volta? Per la prima volta, pensando che fosse l'ultima, invece no. Capite? È così la vita. Bisogna saper cogliere la volta buona. E loro col paradiso delle signore lo hanno fatto. Sì. Allora, praticamente, cioè, possiamo dirlo, caro direttore Conti, che quella è diventata veramente casa tua? È diventata una seconda casa, tant'è che Google, quando molto in macchina, mi dà proprio la via di dove giriamo. Non mi dà, tipo, ritorno a casa via Livigno, dove stiamo in Videa. È diventata una seconda casa, in realtà siamo veramente una grande squadra, siamo affiatatissimi. E ogni anno ci sono leve nuove, che attori giovani che entrano e sono entusiasti del lavoro che facciamo. Quindi il pubblico ci premia ogni anno. E con queste storie fantastiche. E dopo di noi parte la prima puntata, ma noi prima possiamo puntata. Spoilerare qualcosa. Dipende. Guarda, che vuoi spoilerare? Io non sto con nessuno, parto singolo poi. Beh, ti piacerebbe però, caro Tersigni, ti piacerebbe. E succederà, guardate, uno spoiler solo per noi della volta buona. L'estate sta volgendo al termine. Meno male, la gente rientrerà dalle ferie e noi possiamo rimetterci al lavoro con il massimo impegno. Sì, perché quando è che non hai lavorato con il massimo impegno tu? Sai, devo ammettere che il lancio della collezione autunnale, nonostante l'assenza della nostra stilista, è andato molto bene. Sì, ma il debutto dei nostri concorrenti è andato meglio. Anche oggi la Galleria Milano Moda ha la fila fuori. Sì, ma si tratta soltanto di una novità, vedrai che non c'è da preoccuparsi. Le tue parole mi sono davvero di conforto. Ma purtroppo il registratore di cassa non mente. Sei preoccupato, quest'anno ce ne saranno di tutti i colori, con un altro magazzino che è aperto proprio di fronte al nostro. Di Flavio Parenti. Flavio Parenti, Tancredi, è terribile lui, proprio arcigno, proprio di fronte. Proprio di fronte. Ti vogliono far fallire. Sì, ma non ci riusciranno? Beh, sarà lunga. Hashtag la volta buona, Fabrizio D'Alessio, cosa twittano sul nostro Tersigni? Entrato Tersigni, dicono sto sudando. Questo è quello che riporta il web, quindi fai un bel effetto, non è solo l'estate, ecco. Hashtag la volta sto buona. Twittate, vi faccio vedere qual è stata la prima volta buona sul set di Tersigni. 6 anni fa, c'era una giovanissima Giusy Buscemi. Allora, in realtà 8 anni fa, perché quella era il serale. Vabbè, scusate, mi perdo qui con i numeri. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Mi perdo con i numeri, guardate, la sua prima volta buona. Comunque io sono Vittorio Conti, mi sono presentato. Questo è il momento in cui anche lei dovrebbe dirmi il suo nome. Ecco dov'era. Mi ha fatto perdere tempo, mi ha fatto impazzire per cercarla. Dai, andiamo che è tardi. Conti, di nuovo. Ah,
Questa è stata la mia vera volta buona, perché ho intrapreso dall'inizio di una serie un nuovo personaggio, quindi l'ho preparato come volevo io e come voleva la regista. Mi sembra intorno al 2015. E sei identico. Dici? Questa cosa mi fa impazzire, sei identico. Senti, prima quando ti ho annunciato ho detto questa serie, Rai, venduta in 70 paesi, un grande successo. Incredibile, sì. Ma perché questo? Perché? Perché... il paradiso delle signore c'è riuscita ed altre no, e altre sono, niente, finite. Allora, io credo che un po' l'epoca faccia la sua parte, insomma, gli anni 60, tu dici proprio... l'epoca in cui raccontiamo il paradiso delle signore, insomma, ci aiuta tanto. E poi le storie che sono comunque moderne, parliamo di emancipazione, parliamo di violenza contro le donne, parliamo di omosessualità nel caso del mio collega Roberto Landi, insomma sono argomenti tuttora attuali, e in più ci mettiamo tanto cuore e tanta passione, perché veramente 8 mesi l'anno in Videa sono tanti e ci aiutiamo e siamo veramente una grande squadra tutti quanti. Aiutate, non ci sono screzi, non ci sono prime donne. Io sono... Ah, perché sei tu, dillo Tersigni che sei tu. No, devo dire che è un grande set, registi, siamo sempre sul pezzo, ci aiutiamo, leggiamo, sconvolgiamo le scene, stiamo veramente con i piedi lì. Ma i tuoi figli quando ti vedono, quando mi vedono... dice papà, ma quando torni a casa? Allora, la cosa brutta è l'inverno, quando io esco la mattina alle 6 che è buio e torno magari alle 6:30, 7 e praticamente dormo la mattina e dormo la sera. Lì è un po' difficile proprio il rapporto. Povera mia moglie che li gestisce praticamente tutto il giorno. L'estate è un pochino meglio, però il sabato e la domenica, ecco, questa è una foto rappresentativa. Dove state? A Zoo Marine. Ah, qui, va bene, qui vicino a Roma, sì. Che bellissimo. Bellissimo. Insomma, ma riesci a metterli a dormire? Sei un papà che se ne prende cura, che se può cantare la ninna nanna, non lo so, certo, tipo a te no. Di Giovanotti, tipo io Fiorellino De Gregori. Io no, sono un po' più particolare, io punto molto più sulle cose romane. Ah, insomma, cioè? Mio padre, io canto una ninna nanna romana estrapolata da un film, nel nome del popolo sovrano, si chiama Serenata a Zitella. Allora, scusate, l'unico che fa così è Fabrizio D'Alessio. Conosci? Perché conosco il film, essendo romano anch'io, conosco il film e ho capito. Ma però tu canti anche quella ninna nanna? A mio figlio? No, con me non si addormenta se canto quella, lui sì. Ma tu conosci, ma qual è questa ninna nanna, scusa, come fa? Fa così. Tutti gli uomini adesso stanno a letto, le bestie già stanno nelle grotte, dormono tutti e notte, dormono tutti e notte. Dobbiamo salvare i figli e i Tersigni, vi prego. È bellissimo. Dobbiamo salvare i figli. Beh, diciamo che cantata alle 4 del pomeriggio non funziona, ha un grande effetto. No. Cantata alle 9 di sera, fidati. Fidati. Ma perché gliela canto al loop? No, gliela canto al loop, capito? A un certo punto è proprio stramazzo di pasta e dormono, capito? Nel senso, capito? Ma ecco, è impegnativa, complimenti. Grazie. Grazie. Paradiso delle signore, super atteso, subito dopo di noi parte la prima puntata. Questa invece è la prima telefonata, perché ci farebbe piacere fare un gioco da casa proprio sul paradiso delle signore. È arrivata già la busta con la domanda e vediamo se oggi riusciamo a consegnare il regalo per chi ci sarà dall'altra parte del telefono. Chi c'è? Pronto? Sono Emanuela da Comito. Ciao Emanuela, ben arrivata. Ciao. Grazie. Emanuela, ma tu segui il paradiso delle signore oppure hai da fare dopo? Non dando, forse la seguirà non dopo. Dando. Va bene. Non dando. Quindi scusa, parti bene da oggi praticamente. Recupera. C'ho solo 600 puntate così, tanto che... da recuperare, ma niente di che, insomma, tante cose così. Quest'anno. Facilissima. C'è il paradiso delle signore, di fronte adesso c'è un altro negozio e loro si azzufferanno e lui cercherà di conquistare una donna che è dall'altra parte. L'ho spiegata male? Perfetta, grazie. Allora, vediamo se è buona la prima. La domanda è questa. Manuela, prima di diventare il direttore del paradiso delle signore, quindi Tersigni, prima di diventare Vittorio Conti,
Che cosa era? Era un pubblicitario o un architetto? E buona la prima? Aspetta, Manuè, aspetta un attimo, questo è facile. Cioè, quindi due è buona la prima o no? Pubblicitario o architetto? Cos'è? Architetto? Ma